Sollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché in tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, per poter comprendere fino in fondo la parola di Dio è necessario sempre metterla in certo contesto. È sempre necessario vedere quando le cose di questo brano sono avvenute. Perciò se guardiamo il Vangelo secondo Luca possiamo vedere che questo brano è posizionato poco prima della passione di Gesù, poco prima della sua ultima cena. Le parti di questo brano noi ascoltiamo già tutta questa settimana, ma in realtà già qualche domenica, ultima domenica nella liturgia abbiamo queste cose. E se guardiamo questo contesto, che queste parole sono state pronunciate poco prima dell'ultima cena, queste cene assumono un altro peso, perché fanno un altro ecco nella nostra vita. Qui Gesù viene come colui che si conceda con i suoi discepoli, non solo dagli apostoli, ma da tutti coloro che lo ascoltano, da tutti coloro che lo seguono già dal primo giorno della sua opera pubblica. E gli dice dei giorni che devono avvenire, come sarà il nostro futuro. L'uomo è sempre così che si chiede: ma cosa sarà domani? Come sarà quel giorno di quale non sa ancora nulla? E c'è sempre la domanda principale: come sarà la nostra morte e come saranno le cose dopo la morte? Gesù, perché conosce l'uomo fino in fondo e qui viene come maestro e come profeta, ci fa scoprire proprio queste cose, le cose che ci interessano. Lui fa scoprire come sarà la fine del nostro mondo. Nella lettura abbiamo sentito che parla della distruzione di Gerusalemme, ma se guardiamo il libro dell'Apocalisse vedremo quando si crea di nuova creazione, nuovo cielo e nuova terra, si parla solo di nuovo Gerusalemme. È proprio qui Gerusalemme l'immagine di tutto questo mondo esistente, e questo mondo prima della seconda venuta del Signore sarà distrutto. Questo male, come Gesù dice in un altro posto, crollerà in se stesso e Dio potrà essere tutto in tutto, perché il male dopo non ci sarà più, perché sarà distrutto fino in fondo. Allora Gesù viene nella sua gloria e noi lo vedremo come nostro Dio. Queste parole e questo discorso di Gesù
magari possono portare alla paura, dubbi, certe incertezze, insicurezze se facciamo abbastanza cose per Dio, se facciamo certe cose per meritare la vita eterna. E invece Gesù non ha questa intenzione, perché Lui non vuole spaventarci, Lui vuole ammonirci. Vuole ammonirci finché c'è tempo, perché nessuno di noi sa quando sarà il suo ultimo giorno sulla terra. Perciò è necessario prepararsi per questo incontro con il Signore nella gloria. L'uomo, finché ha tempo, deve decidersi. Che effetto faranno queste parole? Ha diritto ad avere paura di queste parole o credere in Gesù come colui che per lui è morto, risorto, che gli ha aperto la via nel suo regno? Lui ha diritto di credere che Gesù è colui che per nostra salvezza è diventato l'uomo e ha fatto vedere suo amore fino alla morte della croce. Non era sufficiente istituire Santa Messa, fare certi prodigi, annunciare la misericordia, l'amore di Dio e la sua bontà, ma lui è andato fino in fondo ed è morto in croce per noi, per farci vedere che ciascuno di noi vale tantissimo. Invece noi stessi non facciamo vedere che siamo importanti gli uni per gli altri. Noi pensiamo che l'invito alla santità è riservata solo a certe persone, che la santità è una certa cosa complicata. Per questo sono pochi cristiani sulla terra. Perciò è difficile incontrare un cristiano che vive la propria fede fino all'ultima parola. Non fare grandi cose. Gesù non ci invita nemmeno di convertire tutto il mondo, di saziare tutti affamati e di settare ogni che ha sete. No, Gesù non chiede questo da noi. Ma come in un altro posto dice: voi avete fatto questo a me, quando avevo fame voi mi avete dato da mangiare, quando avevo sete mi avete dato da mangiare. È sufficiente nutrire uno che ha fame, perché lì vedi Gesù che è nel bisogno e lì hai compiuto quello che Gesù ha chiesto. Cioè piccole cose, piccoli sacrifici, ma grande amore. Magari di aiutare qualcuno che è nel bisogno. Queste persone spesso sono nostre famiglie, hanno fame del nostro amore, hanno sete della nostra attenzione. Allora ha bisogno di una bella parola per migliorare la giornata al prossimo, per fargli capire che lui merita tua attenzione, tua presenza. Se noi meritiamo l'attenzione di Dio, allora anche gli altri meritano la nostra attenzione, la nostra presenza. Perciò in questa Santa Messa preghiamo la grazia del Signore di poter riconoscere la volontà del Signore per la nostra vita, di non temere le cose che devono avvenire, di non temere la seconda venuta di Gesù, così che anche noi possiamo innalzare la testa quando andiamo all'incontro di Gesù, di poter essere fieri perché facciamo parte del suo amore, perché abbiamo vissuto i suoi comandamenti, per non vivere nella paura ma nella libertà e gloria dei figli di Dio, perché la gloria che Dio ha davanti al suo Padre vuole dare a tutti noi, e può darci questo solo se noi lo glorifichiamo qui sulla terra, se facciamo le opere che glorificano Lui e non noi stessi. E qui c'è quel paradosso nel quale Dio ci invita, invita noi imperfetti per glorificare Lui che è perfetto. Ha bisogno di noi che non abbiamo le forze, che Lui ci dia sua forza per fare le cose di Lui, perché se la facciamo le cose che sono possibili a noi, glorifichiamo noi stessi, ma se facciamo le cose che sono possibili a Dio, allora glorifichiamo Lui. Così da oggi abbiamo il coraggio sempre di glorificare solo Dio e di fare le cose che sono possibili a Lui. Apriamo nostra vita, nostro cuore, permettendo a Lui di regnare in noi, di vivere in noi e compiere le sue opere, perché un giorno tutti insieme possiamo entrare nel suo regno e glorificarlo in eterno. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo. Signore nostro Salvatore, diciamo insieme: Signore, esaudiscici. Innalza, Signore, il nostro capo.
corpo dinanzi a te, ti preghiamo. Signore, fatti vedere come Dio vivente che salva l'uomo, ti preghiamo. Signore, distruggi ogni Babilonia, il mondo, i tuoi amici in vita al banchetto celeste, ti preghiamo. Signore, fa che i nostri defunti vedano figlio dell'uomo in paradiso, ti preghiamo. Ascolta le nostre preghiere, Signore misericordioso, e fa che sempre esultiamo alla tua bontà, per Cristo nostro Signore.